vorrei vedere a che punto sono arrivate le piante, se sono finite. Non mi ricordo se era l'11.4 o l'11.6. Phoenix-kun, hai stabilito il piano per oggi? Come stanno le piante? Questo mi rende felice. Queste sono cresciute abbastanza, adesso possiamo raccoglierle. Era l'11.4, perfetto. Ecco qua, queste sono cresciute. Perfetto, carote incredibili a noi. Quante me ne dai, Haru? Ho grandi speranze per queste, trattale con cura e rispetto, ok? Due carote del chiar di luna. Perfetto, Haru, piantane altre allora. Le piante crescono meglio se parli con loro, sai? Cresci bene, ok? Oh, com'è tenera, Haru. Una patata, anche lei piccolina e batuffolosa. Vediamo, le carote chiar di luna crescono bene. Dovrei poterne fare un raccolto l'11.7. Fra 3 giorni, perfetto. Spero che anche tu non veda l'ora. Oh, Haru. Prima però andiamo da Yusuke. Vorrei che mi duplicassi Maegon. Va bene, dammi le carte. Il mio pennello freme, è come se fosse posseduto. È venuta benissimo, prendi. Grazie Yusuke. E ora Yusuke, è il momento di unirci agli altri. Ricevuto, in tal caso precedimi per favore. Siamo tutti qui, adesso non abbiamo motivo di fare le cose di fretta, quindi usiamo la testa. Bravo Yusuke, so che siete tutti qui pensando che saremo andati nel palazzo di Sae. Ma ragazzi, abbiamo un sacco di richieste di cui occuparci prima. Eccoci qua, abbiamo 5 richieste, tra cui ancora la cara e vecchia richiesta del cheater, che però ora possiamo abbattere. Bene ragazzi, è il momento di intrufolarci nel memento. Però prima devo fare una cosa e vi chiedo scusa se vi ho chiamati tutti qua. Devo andare un attimo a Shinjuku e parlare con Chihaya. Vi chiederete perché devi parlare con lei? Perché ti devo chiedere una lettura del denaro. La lettura del denaro ti costerà 5.000 yen. Per avere soldi devi spendere soldi. La sorte... Stiamo parlando di denaro? Le carte mi dicono che otterrai più denaro del solito. Forse devi ricevere una grossa somma. Se oggi vinci uno scontro con un assalto, come ricompensa riceverai molte più monete. Per la lettura del denaro di oggi è tutto. E ora possiamo ritornare al ritrovo. Scusatevi se vi ho chiamato qui per nulla, ragazzi. Esploriamo il memento. Non dovremmo occuparci prima del risveglio del cuore. D'altra parte, spetta a te decidere. Esatto, sono io il capo, decido io. Vediamo il numero di bersagli. Sappiamo che ora ce ne sono 5 nel memento, vero? Andiamo. E se lo dice a Catch, allora è il momento di entrare nel memento. E a Catch, guarda un po', ti tocca entrare dentro la squadra perché tu e Haru siete under level. Il Metanav sta reagendo. Che tra l'altro ho detto una cazzata perché in realtà voi due beccate gli stessi punti esperienza di tutti gli altri. Però voglio usarvi. Il Metanav sta reagendo. Una nuova area è stata sbloccata, grazie della visita. Oh, sempre più in profondità vedo, eh. Ma guarda un po'. Una nuova area è stata rivelata nelle profondità, aggiornamento e informazioni per l'orientamento. Pare che i memento si siano ulteriormente ampliati. I memento si stanno espandendo a seconda dell'opinione generale su di noi, quella è minimi storici. Dovremmo essere più famosi che mai, anche se l'abbiamo per una pessima reputazione. Quindi siamo come un VIP che diventa più famoso per uno scandalo. Non mi piace l'idea. Comunque, più proseguiamo, più i nemici saranno potenti. Dobbiamo stare attenti. È vero. Andiamo a vedere cosa è cambiato, Joker. È cambiato che dobbiamo entrare e andare a fare il culo a un cheater. Sento che il bersaglio è in una zona precedente. Va bene, torniamo indietro. Andiamo a prenderlo allora. Giusto, già che siamo qui nel memento e abbiamo fatto la richiesta a Chihaya di avere più soldi, potenziamo il nostro guadagno dei soldi allora. E lo mettiamo a tutti quanti. A tutti quanti tranne a voi tre, perché voi dovete aumentare di livello. 25.000 yen. Beh, direi che sono più che guadagnati, no? La porta rossa. Dovrei sfruttarla. Siamo saliti di livello e siamo a 402 di SP e siamo a 707 di HP.
Porca troia, sono tanti. Avverto il nostro bersaglio in quest'area. Setacciamo questo piano. Lo troveremo, Morgana. Eccolo qui. Avverto il nostro bersaglio più avanti. Vuoi entrare? Siamo qui per quello, Morgana, no? Oh, ma guarda, chi è? Ah no, non è il cheater. Mi sa che è proprio il tizio di Chihaya. Eccolo lì, è l'ombra del presidente Fukurai. Ah, ha un'aria super losca. Beh, vende pietre inutili e seminari da lavaggio del cervello ai suoi seguaci, no? Se non lo fermiamo, molte altre persone finiranno per essere infelici. Avanti, strappiamo i vestiti da pecora a quel lupo. Strappiamo i vestiti a una persona del genere potrebbe suonare molto male. Non volete tristezza e dolore nella vostra vita, vero? Pagatemi e vi salverò. Datemi i vostri soldi o patirete una terribile disgrazia. Potreste persino morire. Il fatto può cambiare, maledetto. Che razza di ingenuo. La gente crede davvero che questa pietra sacra possa salvarla dalla cattiva sorte. Ma anche se non funziona, che importa finché li rende felici? La gente vuole essere ingannata. Non vedi? Muoiono dalla voglia di sentirsi al sicuro. Quella è una menzogna. Maledetto stronzo. Ah, Baphomet. No, non è Baphomet. Oh sì, non mi ricordo. Silenzio, silenzio! Non ostacolate la mia missione di concedere la salvezza suprema alle masse! Invece sono qui proprio per quello io, sono qui per fermarti. Siete sicuri di volermi sfidare? La sfortuna si abbatterà su di voi! Io non credo proprio. E guarda un po', lo sapevo che eri debole alla luce. Credo di avere il modo giusto di ucciderti. Kaguya, distruggilo! No, com'è potuto succedere? È successo perché ti ho ucciso. 46.000 yen. Che dire. Allora, attacco devastante. Danno fisico grave a un nemico. Al posto di questo... Maledizione, ho perso. Forse sono un perdente nato. Un volgare campagnolo. Volevo entrare in una scuola professionale appena arrivato a Tokyo, ma sono stato truffato. Ho speso tutti i miei soldi per delle false rette. Ero solo in città e senza speranze. La polizia si è fatta una risata. Queste pubblicità sono chiaramente una truffa. E tu ci sei cascato. È stato allora che ho giurato di non farmi più ingannare da nessuno. Non sarei più stato una vittima. Se fosse accaduto di nuovo, sarei stato io l'ingannatore. E ti ha reso felice ciò? Io non ci avevo mai pensato. Mi sa che alla fine sono nient'altro che un idiota. I poteri della sacerdotessa sono veri. È per questo che l'ho portata a bordo. Sono io l'unico bugiardo e mi sono approfittato del fatto di esserci rincontrati. È da un po' che voglio chiederle scusa. Mi spiace tanto, Chin-chan. Chi-chan, non Chin. Mano del profeta. Questa è un'arma per Makoto, che è una merda, fa veramente pochissimo di danno, ma ha praticamente una percentuale altissima di fare soggiogamento. La si usa per giocare quella, ma non per combattere. Un'incredibile capacità di comando. Bene, e adesso vuoi continuare a esplorare? Quanti bersagli ci sono ancora in quest'area? Uno, d'accordo. La prossima mossa, Joker? Torniamo all'ingresso. Scelta saggia. Scelta saggia sì, perché devo usare la porta rossa. Allora, a questo giro, nelle porte rosse, non devo in realtà creare niente di importante, anche se la lista è ancora lunga. Anzi, in realtà uno lo dovrei creare. Dovrei creare uno di fuoco, che in realtà potrei fare perché richiede solo due fusioni. Però prima mi servono delle carte. Ritiriamo il mietitore cremisi e il mietitore oscuro. Il mietitore oscuro lo trasmutiamo in Megidolan, che è l'attacco divino severo, sperando che vada bene alla prima. Perfetto, è andata benissimo. E questa la insegniamo a Yusuke, ovviamente. Però prima di fare la fusione devo controllare una cosa velocemente. Il mietitore cremisi ha l'abilità sbagliata, che non è quella che mi serve. Meno male che ho controllato.
Allora, mietitore Cremisi, come lo otteniamo? Fondendo Tsukiyomi e 70. E gli lasciamo il tratto originale, cercatore alterazioni. Non mi interessa che cosa abbia, l'importante è che vada bene. Perfetto. Facciamo una fusione giusto per farla. Ovviamente è andata male. Minchia! Da un Jack-O-Lantern e da una Pixie abbiamo ottenuto Athena Picaro. Athena Picaro che non voglio assolutamente, visto che l'ho... Sai com'è? L'ho preparata una... A regola d'arte. Cioè, da un livello 2, da un altro livello 3, abbiamo ottenuto una persona di livello 50. La Madonna. Va che bello che è il mietitore Cremisi. Mi sta partendo la mezza idea di farci su una build anche su di lui. Ma non ora, ovviamente. Lui e i quattro cavalieri credo che li terrò da parte per un'altra eventuale fusione, ma che non è importante, è solo la mia stupida voglia di creare persone potenti. Sento che il bersaglio è in una zona precedente. Va bene, torniamo indietro. Avverto il nostro bersaglio in quest'area, se tacciamo questo piano. Ovviamente. Vediamo un po', com'è? Mi hai fatto vedere la mappa, grazie. Oh, soldi vaganti, vieni qua. Perfetto, 25.000 yen. E Yusuke sale di livello, assorbendo l'abilità Bufudine. Ed eccolo qui il nostro bersaglio cheater. Vogliamo entrare? Ovviamente, Morgana, siamo qui per quello. Almeno sarà lui, aspetta, c'ho adesso questo dubbio. Forse non è lui, forse è nella zona dopo. È l'ombra del capo di quella giornalista. Ovviamente, ho sbagliato. Sembra così sospetto. Beh, ha ostacolato un'inchiesta per far passare un qualche incidente sotto silenzio. C'è morta della gente, dovrebbe vergognarsi di farsi chiamare giornalista. Dobbiamo mostrargli la verità. Andiamo a menarlo allora. Tu sei quel ragazzo che gironzolava attorno a Oya. Fottetevi voi due, a ficcare il naso dove non doveste. Cosa succederebbe se questo attirasse le attenzioni negative dei pezzi grossi su di me? Il giornalismo è proprio morto. Non fare il gradasso, ragazzetto immaturo. Non hai cara la pelle se ti opponi a me. Basta obbedire ai potenti per sopravvivere. Chi obbedisce solo ai potenti senza parlare vuol dire che si è arreso. Tu sembri proprio il tipo di persona che si è arresa all'eventualità. Insegnerò a voi mocciosi come funziona veramente la società. Noi che vogliamo riformarla, vieni pure a prenderci allora. Sei debole al vento, vedo, ma vediamo se sei debole anche a qualcos'altro. Sai com'è? Mi piace divertirmi con i miei cari esperimenti. Attacco psichico! Blocca l'attacco psichico. Proviamo il ghiaccio. Bene, il ghiaccio lo prende. La Madonna! Ha consumato tutto quanto i suoi SP, l'ho visto. Proviamo il fuoco. Così è giusto anche per combattere, ma anche per vedere i vari tipi di attacco. E proviamo... cosa proviamo? Proviamo l'oscurità prima. Blocca l'oscurità, perfetto. E allora proviamo anche la luce a questo punto. Frecce splendenti! Blocca la luce, ovviamente. Beh, lo faccio un po' anche per divertirmi tutto ciò, eh. Ah, guarda che li ha recuperati. Oh, ma guarda un po', SP insufficienti. Bravo cretino. Proviamo allora... l'attacco divino ovviamente funziona. E beh, che dire. L'ultimo colpo sarà l'ultimo colpo decisivo. Anzi no, prima proviamo anche il fulmine. Il fulmine l'ha ucciso. Come osate? Osiamo perché noi ci opponiamo alla società, mio caro. 37.000 yen. Cazzo. Cosa dovrei fare? Non posso oppormi ai pezzi grossi. È più facile non smuovere le acque. I mass media sono solo una grande azienda. Fidatevi, con la passione non ci paghi le bollette. Questo è vero. È inutile, davvero tutto inutile inseguire i propri ideali. È davvero inutile? Forse, non per Oya. Non importa cosa le diranno, lei non si arrenderà mai nella ricerca della verità.
Ritenevo che la sua ingenua passione fosse fastidiosa, ma ricordava le sofferenze patite in passato. Quando non avevo ancora mollato, prima che la mia passione marcisse e mia moglie mi tradisse. La Madonna, minchia, che vita triste. Che finale tristissimo. Che vita di merda. E me ne vado. L'ombra di Onjo è scomparsa, dovrei vedermi con Oya. Beh, prima occupiamoci di Chihaya. Non mi aspettavo di meno della Dre Fantasma. Che si fa ora? Vuoi continuare a esplorare? Non ci sono altri bersagli in quest'area. Qual è la nostra prossima mossa, Joker? Proseguire. Andiamo a cercare i prossimi. La porta rossa di nuovo. Perfetto. Ora torniamo all'entrata del Memento e torniamo nella porta rossa. Che tra l'altro anche Thor ci sto pensando a farlo. Credetemi, io non... sto perdendo... ore e ore solo a scrivere le persone da creare. E lo fondiamo con il prima citato mietitore Cremisi. Eccolo qua, Asterius. Va che bello che è. Dio mio, quanto sei fiero, cazzo. 41.000 yen? Li ho farmati prima uccidendo due nemici, pensaci. Questa persona è nata dal cuore di un'entità dal fatto dissimile da quella narrato dalla tua rivolta. Tuttavia reca ancora il potere del suo proprietario originale. Ti sarà di grande aiuto. Gli mettiamo cercatore di alterazioni e gli insegniamo, vediamo che cosa abbiamo. Abilità magica, signore della magia, urlo di trionfo per adesso glielo mettiamo su. E basta in realtà, perché dobbiamo prendere la resistenza al ghiaccio e basta per lui. Quindi gli mettiamo questi due. Speriamo che vada bene. Yes, è andata bene alla prima. Guardalo qui che bello che è. Sono Asterius. Sarò la tua maschera. Molto bene, ma se abbasserai la guardia ti schiaccerò. Come vuoi, Asterius. Beh, a te ti ho messo cercatore di alterazioni per tanti motivi. La nuova persona sembra essere più potente del normale. Perfetto, cambiamola quella, vediamo cosa esce fuori. Fungo atomico. Va bene, ci sta. Ammira, il confidente Fortuna sta risvegliando il potere nascosto della tua persona. Perfetto, questo vuol dire aumentare di livello. Amplifica fuoco? Assolutamente. Quindi facciamo una fusione giusto per... Anzi, in realtà farei una trasmutazione io. E prenderei tutte le magie che fanno il danno alto elementale. Però è probabile che fallirebbe, quindi facciamo una fusione giusto per farla. Oh, ma guarda, è uscito uno Tsukiyomi Picaro. Va bene, alla prossima porta rossa, allora. Chissà dove si trovano i bersagli. Partiamo dall'area 4. Sento che il bersaglio è in una zona più interna. Ok, buttiamoci a fondo. Avverto il nostro bersaglio in quest'area, se tacciamo questo piano. Perfetto. È il momento giusto per provare la nuova persona. Titan Tokumakia. Beh, per essere appena nata questa persona, direi che è fatta bene. Ed ecco il nostro bersaglio. Chi sarà questa volta? Stavolta sarà quello giusto? Ecco il cheater, questa volta lo prenderemo. Bene, questa volta abbiamo un piano. Esatto, questa volta gli spariamo in faccia. È inutile, nel mondo di Ganabout nessuno può battermi, eh? Ancora voi, non credevo che sareste tornati. Ormai dovreste aver capito. Questa volta non vi lascerò scappare. Una volta iniziata la partita, vi attaccherò con una combo infinita. Vi ucciderò prima che possiate sabotare la partita. Sono il dio del mondo di Ganabout, sono invincibile. Nessuno può anche solo per sperare di battermi. Non importa in quanti mi attaccherete, non riuscirete a ferirmi. Io credo che invece questa volta ti feriremo. Joker, hai un piano, vero? Conto su di te, questa volta lo fregheremo. Questa volta gli spariamo dritto dritto qua. Ehi, ancora voi. È inutile, non importa quante volte ritornerete. Un gamer ti ha insegnato le mosse per sconfiggerlo, giusto? Ora dai una lezione a questo dannato cheater. Al turno di Phoenix, dopo aver selezionato arma, premi triangolo per eseguire abbattimento acrobatico. Eseguibile una volta per ogni infiltrazione nel metaverso, garantisce l'atterramento del nemico. Non è vero in realtà?
perché con l'abilità di Scia possiamo farlo almeno 3 volte. Quindi abbattimento acrobatico. Tan. Oh, ma guarda, qualcuno ti ha appena abbattuto, mio caro. Ma è impossibile, non c'è modo che questo accada. Un colpo che supera tutti i miei trucchi, non può essere vero. Maledizione, sono il più forte. Deve essere il re, io. Tu sei stato sconfitto. Mio caro Se, addio. In realtà, la Madonna 142. Tanti soldini oggi per noi. Cosa hai appreso? Kougan, il danno sacro pesante a un nemico. Impossibile. Com'è possibile che i miei cheat siano stati contrastati? No, non è colpa mia. L'azienda mi ha licenziato. È colpa loro. Ho esperienze e competenze, ma vogliono ringiovanire l'azienda. Dannazione, dannazione. Non farlo più. Ricorda di fare ammenda per il tuo male che hai fatto. Mi spiace, ho sbagliato. Cioè, questo poveraccio alla fine stava solo giocando, va bene, in modo sbagliato, con i trucchi e tutto il resto, ma non ha fatto nulla di male. Cioè, è stato licenziato, poveraccio. Magari si sfogava usando i trucchi, sbagliando, poverino, però... Vabbè. Bene, abbiamo il tesoro. Beh, un'altra richiesta completata. È andata bene. Adesso che si fa? Esploriamo ancora? Quanti bersagli ci sono in quest'area? Uno? D'accordo, qual è la prossima mossa? Proseguire. Sì, proseguiamo ancora un altro po'. Va bene, e allora si prosegue. La presenza del bersaglio è molto debole, molto più in profondità di qui. Ok, vuol dire proseguiamo e uccidiamo tutte quante le ombre. Onisan. Ehi signore, quello è un cristallo, vero? Fammelo vedere. Se faccio così... E quello lo metto lì... Perfetto. Ecco fatto, ora dovrebbe tornarti utile. Ecco signore, se ne trovi ancora fammelo sapere, ok? Comprendere le cognizioni distorte mi aiuta anche a comprendere meglio gli umani. Anello dell'avarizia, perfetto. Eccoci arrivati a una fermata. Così possiamo tornare alla porta rossa. E ora invece proviamo con la forca a insegnare ad Asterius l'abilità provocazione. Ci vorranno sicuramente tanti troppi tentativi solo per questo. O magari no, magari va subito alla prima, chi lo sa. Doppio colpo non mi interessa. Garu non mi interessa. Riproviamoci. E provocazione, perfetto, questo ci serve. Che tra l'altro sto pensando a un piccolo cambio. Al posto di potenza furia e potenza in fiamme, dovrei aumentare la possibilità totale di ailment, ovvero lo status negativo, come il fuoco o appunto la furia. Eccolo qua, infatti, potenza alterazioni. E lui è l'unico che lo apprende tra poco. Sapevate che tra l'altro in una delle abilità cut content del gioco c'era un'abilità che negava completamente tutti gli attacchi elementali? Fuoco, ghiaccio, elettrico, vento, psichico e nucleare. C'era questa abilità, cioè che era racchiudeva tutto in uno, che le annullava completamente tutte. Allora, capisco il voler mettere qualcosa di rotto, ma quella sarebbe stata molto rotta. Cioè, nel senso, avrebbe reso molto più semplice molte build. E probabilmente si sono resi conto, forse una volta ottenuto quello, non fanno più nulla. Che tra l'altro ho appena sbagliato, provocazione è solo su un nemico, non quello su tutti. Con furia, gli attacchi di fuoco fanno un bel danno tecnico. Quanto? 10.000? Ho letto bene, 10.000? Sti cazzi. E la porta rossa si è aperta. Certo, provocazione ha chance alta di essere... attivata perché è solo su un nemico. Però a me serve su tutti i nemici. Wow, eccola, l'ombra di Kiritani. Ha una pelle d'oca solo a guardarla. Ah beh, certo, l'ombra, giusto. Stavo dicendo, è un uomo. È un ex mercenario diventato sicario professionista. Non è una persona normale. Se la polizia non riesce a gestirlo, allora ce ne occuperemo noi. Avviciniamoci con cautela.
Goro, tu che dici? Quello è un criminale, vai ad arrestarlo. Siete qui? Scommetto che l'idiota di prima ha chiesto del vostro aiuto. Mi spiace, ma non intendo andarmene. Voi mocciosi dovreste tornare a casa dalla mamma. Non possiamo permettere che una persona pericolosa come te vada in giro uccidendo le persone. Dal mio punto di vista voi siete molto più pericolosi. Ascoltate, sono un mercenario, ho assistito a molte torture. La tortura punta a uccidere il cuore e l'anima. Voi distruggete le parti che non apprezzate del carattere delle persone. Lo trovo malvagio. Malvagio? Non essere ridicolo, facciamo del nostro meglio per ciò che è giusto. Mi impongo sempre per uccidere solo per il lavoro, ma se mi intralcerete vi farò a pezzi. Beh, non si può dire che non abbia un punto d'arrivo lui. Nel senso, ci ha detto, comunque anche voi non è che, che non uccidete le cose, eh? Aspettate, aspetta, vedrai, ora ti finirò e dopo la farò finita anche con la mia versione diurna. Senti, ti posso attaccare provocazione? Ovviamente no, perché sei una boss fight. Volevo attaccarti con Titanto Machia, però vabbè. Iniziamo a provare tutti quanti gli attacchi. Vediamo cosa succede. Oh, ma guarda, congelato. Ops. Che ne dici di un assalto? Mentre Akechi se la ride tutta. Oh, speravo di ucciderti. Oh, attacco aumentato. Cosa credi di fare? Cosa credi di fare con il tuo attacco aumentato, eh? Cosa possiamo provare? C'è rimasto il fulmine, il nucleare e il vento. Credo che non sia debole a nulla a questo punto, quindi... Vai di attacco nucleare, Odino! Non ti è rimasta molta vita. E credo proprio che ti ucciderò sparandoti. Con la pistoletta laser. Piu, 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 piu. 73.000 yen. Meglio di nulla. Quanto? 406? Meglio di niente. Voglio arrivare a 999 di SP. Aspettate, ascoltate le mie parole. Le persone che uccido sono criminali. Aggirano la legge e la polizia non può toccarle. Io sono come voi ladri fantasma. Lavoro per spazzare via il male dal mondo. Lasciatemi andare. Non siamo uguali. Scusa, ma non siamo affatto uguali. I ladri fantasma non ucciderebbero mai nessuno. No, aiuto! Non voglio scomparire! Come puoi dirlo dopo aver ucciso tutte quelle persone? Ti conviene renderti conto di aver già perso. Preparati! Va bene, fate come volete. Ma ricordate, quando non ci sarò più, il male che deve essere eliminato continuerà a tornare. Distruggeremo il male in modo diverso. Puoi scomparire senza pensieri. Io dico che in realtà lui non stava facendo nulla di male, tra virgolette, alla fine. Beh, torniamo di sopra ora. Allora, potenziamo questo qui, perché devi apprendere questa abilità. Perfetto, è andata a buon fine. Ed hai appreso l'abilità che mi serviva, ottimo. Visto che abbiamo appena usato la forca, non rischiamola. Facciamo un salvataggio, facciamo una fusione a caso e poi... la riproviamo alla prossima porta rossa. Vediamo, a quante richieste siamo rimasti? Solo una, giusto? Perfetto. Quel muro sembra sospetto, diamo un'occhiata. Arrivo, rendiamo il muro e tocchiamolo. Tan tan tan. Oh, si è aperta. Ora possiamo esplorare più a fondo. Andiamo allora. Proseguiamo. Pam pam pam. E vai, pare che abbiamo raggiunto una nuova area. Wow, questo posto è molto più grande di quanto credessi. Prevedo ombre forti anche qui, fate attenzione. E allora facciamo attenzione e proseguiamo. Altra porta rossa. A quanti piani di profondità arriva questo luogo? Non lo so neanche io, so solo che le dimensioni di questo posto sono astronomiche. Ma dai, lo sapevamo già. Oh Mona, quando c'è Noir cerchi sempre di fare bella figura. Non è vero, volevo solo assicurarmi che lo sapesse. Non riesco a fare la risata femminile. Avverto il nostro bersaglio in quest'area, se tacciamo questo piano. Se la voce femminile ancora riesco, almeno voglio credere di riuscirci più o meno a farla. La risata proprio no. La risata proprio non mi esce, ma proprio mai.
Ed ecco il nostro bersaglio. Chi sarà? Ah già, ne è rimasta solo una. Avverte il nostro bersaglio più avanti. Vuoi entrare? Sono i genitori di Kana-chan. Così abbiamo fatto Oya, Futaba e Chihaya. Perfetto, tutto quanto in una volta sola. Eccole, sono le ombre dei genitori di Kana-chan. Perché così tanti genitori vogliono controllare i figli? Questi, lo zio di Futaba, vabbè, mettiamo nella lista genitori, la mamma di, come si chiama, di Ifumi. Non starci a pensare, vediamo di aiutare la figlia. Per salvare l'unica amica di Futaba dobbiamo risvegliare i loro cuori. Andiamo. Andiamo a menarli, forza. Scommesse sbagliate delle corse, perdite, debiti, scommesse sbagliate, perdite, debiti. Perché siamo così sfortunati? È solo sfortuna se non abbiamo mai un soldo. Non possiamo mandare a scuola Kana, deve guadagnare per noi. Il suo fascino, la sua innocenza giovanile, qualsiasi cosa, dovrebbe venderli per noi. E vi definite genitori? Kana-chan sta soffrendo tantissimo per colpa vostra. È un peccato, ma deve guadagnare per noi. Ah, era la signora. Kana deve guadagnare o per la nostra famiglia sarà la fine. E allora trovatevi un lavoro. Oh, un demone e una succube. Non è colpa nostra, siamo solo stati molto sfortunati. Kana deve pazientare, prima o poi vinceremo e allora saremo tutti felici. Lo sapevo, questi due sono marci fino al midollo. Ti prego, Joker, salva Kana-chan. Sì, mia signora, ci penso io. E se la loro natura non mi imbroglia, saranno deboli alla luce. Moccioso impertinente, ti spazzerò via con un colpo solo. Non ficcare il naso negli affari degli altri. Io invece credo che succederà proprio il contrario. E stranamente non è debole alla luce ma al fuoco. Tu invece lo assorbi il fuoco. Signora, vuole mettermi in difficoltà? Beh, non ci riuscirà, mi dispiace. Siete morti per lo stesso motivo. No, mi hanno stritolato. Maledizione. Siete morti per lo stesso motivo della vostra natura. La luce ha rischiarato le ombre. E cosa hai preso, signore dell'attacco, che ti aumenta l'attacco automatico? In realtà non ti serve perché ci sono già io che lo faccio, quindi non ti preoccupare, Keiichi. Ci penso io a te. Non avevamo scelta, eravamo sommersi dai debiti. Siamo stati genitori orribili. E allora siate genitori migliori. Lo so, cambierò. Non costringerò più Kana a fare quel genere di lavoro. Mi spiace, Kana. Ripagheremo i nostri debiti. Sarà una nostra responsabilità, non sua. Smetterò di giocare e troverò un lavoro. Salderò tutti i debiti, poco a poco. Dovete farlo, non fate più del male a Kana-chan. Ho iniziato a giocare d'azzardo per guadagnare qualcosa e ho finito per obbligare Kana a fare quelle cose. E pensare che prima era un padre che voleva solo far mangiare squisitezza a sua figlia. Hai ragione, caro. Dobbiamo fare del nostro meglio per rendere Kana felice. La voce della signora non so perché mi sia uscita così, ma... ehi, va bene lo stesso. Grazie, Joker. Credo che Kana-chan starà meglio. Sembra che magari abbia avuto un risveglio del cuore. Dovrei vedere come sta Kana. Ma non la conosci neanche, lo vedrà Futaba. Cioè, dovrei chiedere a Futaba come sta Kana. Punto. Abbiamo finito i nostri lavori. È andata bene. Adesso che si fa? Esploriamo ancora? Non ci sono altri bersagli in quest'area. Qual è la nostra prossima mossa, Joker? Proseguire. Arriviamo fino alla fine. Sì, proseguiamo un altro po'. Andiamo a livellare e a proseguire un altro po'. Ecco una banchina finalmente. E ora dobbiamo insegnare ad Asterius il potenze alterazioni, sperando che non ci vogliano troppi tentativi. Ma che bello che è. Centro perfetto, non ci serve. Attacco mortale, non ci serve. Riproviamoci. Finalmente, dopo molta fatica, ce l'ho fatta. Furia cieca l'abbiamo messo, potenze alterazioni l'abbiamo messo e sto pensando di non mettere potenza fuoco, anche se sarebbe un 25% in più, che unito a questo sarebbe il 100% insieme all'amplifica, sarebbe il 100% di danno extra, ma con l'abilità cercatore di alterazioni abbiamo già quel bonus volendo. Quindi
per ora potenzia fuoco io non lo metterei, perché urlo di trionfo comunque può essere utile. Che poi, in realtà, volendo fare un po' gli ignorri, potrei togliere Signore della Magia. Ci devo un attimo pensare. Certo è che con Signore della Magia costa di meno, lo usi di più. Ci devo pensare un attimino. Torniamo di sotto e arriviamo fino alla fine di questo dedalo. Tutto questo solo per farmare livelli e soldi. 21.000 yen, beh. E sai cosa ti dico? Siamo arrivati ormai al livello 50 e oltre, con la maggior parte dei compagni soprattutto. Volendo, non adesso, ma volendo, possiamo pensare seriamente di sfidare le gemelline. Possiamo farlo ora, ma voglio livellare ancora un attimino. Magari arrivare al livello 60, giusto per essere sicuro, non perché non mi fidi delle mie abilità, ma perché non conosco la loro potenza. È quello che mi preoccupa in realtà. Se non erro, quell'area era a metà strada. Divoriamoci l'altra metà, gente. Sei piuttosto brava come navigatrice. È bello avere informazioni affidabili. Perché stai guardando me? Ed è arrivato anche Yose. L'ho già detto, Ryuji e Morgana, sempre così, sempre a pizzicarsi uno con l'altro. E non mi sorprende ovviamente che Morgana l'altra volta si sia offeso, però porca troia. Magari Ryuji non si offende come fa come si ha fatto Morgana, però porca troia, anche Morgana esagera. Però Ryuji certo non lascia andare la presa, eh. Vediamo che cos'hai da vendere, Yose. Livello 57. Là, Thunderbird. Se riusciamo ad arrivare al suddetto livello 60, ci penso seriamente. Devo arrivare almeno io al livello 60. Gli altri, anche se sono al livello 57, per dire, non mi dispiacerebbe. E la porta rossa si è attivata. E un'altra fermata, perfetto. Andiamo a sfruttarla, la porta rossa. Vediamo, dovrei fare qualche carta, come ho detto, delle abilità magiche. E poi facciamo qualche fusione. E rieccoci qui. E ora si prosegue fino alla fine. Comunque ho deciso cosa voglio fare per le gemelline. Non le sfidiamo adesso, ma le sfidiamo la prossima volta nei memento. Così attiviamo l'evento di Chihaya. E sto sicuro almeno di quello. Dove siamo adesso? Vi state avvicinando alla fine, non c'è dubbio. Dobbiamo fare solo un altro po' di strada. Esatto, andiamo avanti. Ah, la prossima area mi arriva un segnale diverso. Credo che siamo al traguardo. Finalmente, sono stanco di correre. E cosa dovrei dire io? Ed ecco Yose di nuovo. Eccoci arrivati dunque alla fine. Troveremo sicuramente un altro muro. Eccolo lì, quel muro. Diamogli un'occhiata. Ragazzi, la sapete già, la prassi è chiuso. Sembra proprio che non si aprirà, ma va? Ci risiamo. Questo vuol dire che c'è ancora gente che non ci accetta. Non preoccuparti, basta darsi da fare e alla fine si aprirà. Dobbiamo solo pazientare finché non accadrà. Eh beh certo, come no. Bene, è il momento di tornare indietro allora. Prima di uscire fuori ho pensato a un'ennesima fusione che richiede fortunatamente solo un pezzo, perché l'altro già ce l'abbiamo. Dobbiamo prendere Anubis, eccolo qua, e lo dobbiamo fondere insieme al nostro nuovo Asterius, formando Magatsu Izanagi Picaro. Volevo la versione normale, Magatsu Izanagi non Picaro, ma detto sinceramente mi veniva più facile così ed è bello uguale. Scelgo di fare Magatsu Izanagi Picaro per lo stesso motivo per cui ho fatto Asterius, ovvero giullare vuoto. Aumenta l'attacco del 40% per ogni alterazione del nemico, mentre il nostro Asterius ha il 25%. Giullare vuoto è il tratto distintivo di Magatsu Picaro, Magatsu Izanagi. E il 40% rispetto al 25% è una bella botticella. E l'unica debolezza che ha è il nucleare.
facile da coprire. Quindi, creiamolo, gli mettiamo appunto giullare vuoto e gli mettiamo tutte le cose che ci possono servire. Abilità magica, potenze alterazioni, signore della magia e per ora come tappabuchi furia cieca. Guardalo qui che bello che è. Chi osa evocarmi? Colui che sfolgora l'oscurità rigurgitante. Hai osato creare il nulla persino in un tuo oggetto? Sono Magazu Izanagi Picaro, sarò testimone del tuo viaggio. Grazie. La nuova persona sembra essere più potente del normale, ovviamente. No, ti ringrazio ma lascialo stare. Furia cieca non so ancora se devo tenerlo o no in realtà. Maragidain non ci serve, grazie. Bagno di sangue non ci serve. E infine signore della velocità non ci serve. Ora, Magazu Izanagi dovrebbe apprendere attacchi psichici. Questo perché Mandala Magatsu fa la chance di avere paura, confusione e disperazione. Questo che cosa vuol dire? Paura, confusione e disperazione sono tutte e tre soggetti agli attacchi psichici. Quindi, se manteniamo sia l'attacco oscuro sia l'attacco psichico, possiamo ingranare un bel po'. Il punto è che dobbiamo quindi sostituire questo con un attacco psichico. Quindi Megidola viene sostituito con un attacco psichico. Urlo spettrale, rifletti attacco e furia cieca li sostituiamo con potenza e aumenta oscurità o psichico. Devo decidere quale delle due mi conviene di più in questo momento. Giusto, dobbiamo anche occuparci della debolezza, quindi potrei fare aumenta oscurità e psichico, quindi 50% e la difesa, perché sennò non ho abbastanza slot per poter tenere entrambe le cose. Potenze alterazioni ci serve di base, ma proprio ci serve, punto. Direi di andare già a provare il nostro nuovo amico e di tentare un'ultima stanza rossa. Proviamolo su un nemico, eccolo qua, proviamo. Vediamo chi esce fuori. Mitras e delle stelline. Qualcuno di voi è resistente all'oscurità? Sembrerebbe di no, perfetto. Proviamo Mandala Magatsu. Vediamo come funziona. A parte che l'animazione è fighissima, punto, già solo quello è figo. E sono stati infettati tutti da disperazione e paura, se non sbaglio. Oh no, mi ha colpito, stronzo. Dai, rialzati. Ora che siete sotto paura, posso farvi un attacco tecnico. O meglio, posso farlo su quello che è disperato. Beh, non male direi. Direi che, essendo ancora imperfetta, comunque il bel danno l'abbiamo fatto. Proviamo un attacco combo con Raul ora. Oh, ma guarda. Mi spara tutti in faccia. Facciamo uno spettacolo fantasma. E se la ride lui. Tutti addormentati, perfetto. E vediamo un attacco tecnico, perché addormentare è attacco tecnico con qualsiasi cosa. Mandala Magatsu! Vediamo qua, e con il critico tra l'altro. Vediamo. Ok, 4000 con un 40% extra, anzi 40 con un 120% extra di danno. È abbastanza essendo ancora questa persona molto imperfetta. E abbiamo ottenuto la stanza rossa, ottimo. Per l'ultima volta di oggi torniamo nella stanza rossa e proviamo a mettere le abilità psichiche di Shiva sopra il nostro Magazu Mandala. Il nostro Magazu Izanagi in realtà. Comunque sono salito di 12 livelli da quando siamo entrati qua. 12 livelli con un bel po' di ore a carico. Dobbiamo potenziare Izanagi con Shiva. E speriamo che vada bene alla prima. Perfetto, è andata benissimo. Guarda nell'oscurità come brilla la sua faccia. Vediamo. Sarà andata bene?
Speriamo, signore della velocità, abbiamo detto, non ci interessa. Attacco psichico, perfetto, già. Anche solo questo andrebbe bene, in realtà. E discepolo sagace. Va bene, per adesso lo metto al posto di questo, ma non era quello che ci serviva. Ora facciamo una fusione, giusto per farla. Credo di aver creato un buon trio di persona con Raul, Austerius e Magazzo Izanagi, che sono un trio di persone che usano le alterazioni. Cioè, questo ha la possibilità di infliggere sonno alta. Austerius ha la possibilità adesso, con potenze alterazioni aumentata, di fare furia a tutti quanti. Lui c'ha paura, confusione, disperazione, che sono tutte quante soggette allo psichico. Perfetto. Che già al tempo, in realtà, io avrei potuto creare Raul psichico, ma mi serviva una persona nucleare. Scelgo di fare lo psichico su di lui perché ovviamente lo psichico è molto più prontato su queste tre, mentre con il sonno e non avendo una persona nucleare, avere questo era un bonus. La cosa buona in realtà di aver creato Magazu Izanagi è che, nonostante sia per me considerata una persona che usa le alterazioni, comunque fa danno pesante maledetto e danno grave psichico. Ergo possiamo sostituire Tsukiyomi e Shiva con lui nel momento del bisogno, o nel momento in cui voglio cambiare squadra. Mettiamola così anche. Ma guarda che bello. Allora, a me questa versione Picaro piace. È una delle, diciamo, poche versioni Picaro che mi piacciono tanto. Anche se a questo giro avrei voluto la versione normale, ma mi faceva fare un giro troppo difficile, quindi ho puntato sul Picaro.